Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Sono di nuovo rientrato nel programma Partnership di YouTube. Pensavo di metterci molto molto di più, e invece il 21 maggio, che per me è l'altro ieri, voi vedrete questo video a giugno, mi è arrivata l'email la quale mi diceva che ero stato reintegrato e sono veramente molto molto contento di questa cosa. Sarà l'occasione per mettere un pochino più di cura nei video, ma veniamo al video di oggi, che non so quanti avranno il coraggio di vedere. Era da un po' di tempo che tenevo alcuni articoli presi dal web e oggi ritorniamo in tema paranormale con le 10 telefonate anonime più terrificanti di sempre. Non leggerò tutto l'articolo, mi limiterò a leggervi le telefonate. Spero che guarderete il video e nei commenti non mi chiederete ma dove le prese, perché l'ho appena detto. Nell'info box troverete l'articolo di riferimento. Il molestatore della famiglia Kai Kendall. Durante il febbraio 2007, Courtney Kai Kendall, una ragazza di 16 anni di Washington, cominciò a mandare messaggi SMS a caso ai suoi amici. Le cose diventarono strane quando qualcuno cominciò a chiamare i vari membri di tutta la famiglia, minacciando di morte loro, i nonni e gli animali domestici. I Kai Kendall si rivolsero alla polizia, che riuscì a scoprire che le chiamate venivano dal telefono di Courtney. Mistero risolto? Niente affatto. Una volta che il telefono fu spento e sequestrato, le chiamate continuarono con la stessa frequenza. E il molestatore descriveva le scene di vita della famiglia e addirittura la loro conversazione con la polizia. La circostanza continuò per oltre 4 mesi senza che nessun sospetto fosse mai trovato. La polizia ritenne che potesse essere una storia inventata di sana pianta, ma altre due famiglie manifestarono problemi simili durante quel periodo. Il mistero non fu mai svelato. Le chiamate del fantasma di Charles Peck. Il 12 settembre del 2008, un treno per pendolari della Metrolink negli Stati Uniti si scontrò frontalmente con un treno merci della Union Pacific a Los Angeles. Il macchinista della Metrolink fu considerato colpevole perché sembra che stesse inviando un SMS al momento del crash. L'incidente fu il peggiore della storia della Metrolink, con 25 morti e 135 feriti. Una delle persone che persero la vita si chiamava Charles Peck, aveva 49 anni e si trovava a Los Angeles per un colloquio di lavoro con la Van Nuys Airport. Peck voleva trasferirsi in California perché la fidanzata viveva lì. A quanto sembra, morì quasi subito perché era vicino al punto di impatto e fu uno degli ultimi a essere tirato fuori dal treno in rottami. Quello che risulta misterioso è che per tutta la notte e fino a quando il suo corpo non fu trovato, il telefono di Peck chiamò alcune persone, fra cui i suoi figli, la sua fidanzata e suo fratello. Tutte le chiamate duravano alcuni secondi di silenzio prima di riagganciare. Nessuno è riuscito a spiegare come fossero effettuate le chiamate e alcuni affermano che fosse lo spirito di Peck a chiamare i suoi cari per dirgli addio. Mamma mia, questa è tristissima veramente. Vera o non vera, certo che per non essere vera è un po' troppo elaborata, quindi boh. La scomparsa di Dale Williams. Dale Williams era il proprietario di un'officina a Nucla, in Colorado. Il 27 maggio del 1999, un automobilista in panne lo chiamò al telefono chiedendo aiuto. Un amico di Williams, che era con lui, pensò che il chiamante fosse una donna, dal modo in cui Williams parlava. Williams sembrava avere uno stato d'animo normale quando partì, ma la cosa fu particolarmente strana, perché Williams non era un meccanico. Dale prese il camion e sparì, senza essere più trovato. 5 ore dopo fu trovato il suo camion nel punto di incrocio fra il fiume San Miguel e il fiume Dolores. Il veicolo era acceso, con il finestrino socchiuso,
cosa che lasciò stupefatta la moglie, perché l'uomo guidava sempre con il finestrino completamente aperto. I sospetti caddero su un vecchio amico di Williams. Williams e la moglie avevano aiutato l'ex moglie dell'amico a spostarsi in un'altra città, rifiutandosi di dire all'uomo dove fosse finita la coniuge. La prova che indicava che questo ex amico fosse interessato alla morte di Williams era costituita da alcune fotografie trovate strappate che raffiguravano Dale e la famiglia, oltre a proiettili calibro 22 fuori dal negozio dell'uomo. La moglie di Williams possedeva un negozio di videonoleggio e qualcuno lasciò una pistola calibro 22 in un box per la restituzione dei video del negozio. La polizia interrogò l'ex amico di Williams, il quale negò ogni coinvolgimento. A causa dell'insufficienza di prove, l'amico non fu mai arrestato. L'identità della persona chiamante che fece uscire Williams rimane a tutt'oggi un mistero. La scomparsa di Barrai Rattu è un nome indiano, credo, quindi vi chiedo scusa per la pronuncia. L'ultimo avvistamento di Barrai Rattu fu il 6 novembre 1995, quando fu visto seduto in un'automobile a bere una birra con un amico a Surrey, in British Columbia. 3 giorni più tardi, la sua auto fu trovata a circa un'ora di distanza dal luogo dell'ultimo avvistamento, bruciata e con i vestiti insanguinati dell'uomo, ma non c'era traccia del corpo. Dopo che Rattu scomparve, una giovane donna chiamò a casa la sua famiglia. Pensava di parlare con Rattu e disse: "Rai, sei stato sconfitto." Poi cominciò a ridere e riattaccò. Il giorno dopo ci fu un'altra chiamata e il padre di Rattu descrisse la voce della donna come molto più anziana. La donna affermò che Rai era morto e poi riattaccò. Entrambi i chiamanti parlavano la lingua Punjabi e il padre di Rattu è sicuro che fossero due persone diverse. La polizia non fu in grado di rintracciare le chiamate, così come non riuscì mai a risolvere il mistero della scomparsa. L'equipaggio scomparso della Casey Nicole. L'11 aprile del 1990, Nathan Nesmith, suo fratello Billy Joe, suo nipote Kit Wilkes e un suo amico di nome Franklin Brantley partirono dal molo McIntosh in Georgia per una settimana di pesca con la Casey Nicole, un'imbarcazione recentemente restaurata. Gli uomini si diressero verso un'area inesplorata al largo della costa della Carolina del Sud e la mattina del 12 aprile la barca si capovolse, affondando. Gli uomini abbandonarono la nave a bordo di una scialuppa. Nathan Smith lasciò gli altri 3 uomini su una zattera con alcune provviste e si recò a chiedere aiuto. Fu salvato 5 giorni più tardi, ma il resto degli uomini non furono mai trovati. Le uniche cose che vennero recuperate furono un sacco a pelo e un salvagente. La probabile conclusione fu che gli uomini annegarono, ma c'erano alcune strane telefonate da un uomo che non parlava inglese, che fecero pensare alle famiglie degli scomparsi che questi fossero ancora vivi. Le chiamate furono 7 in tutto, 4 alla sorella di Nathan e le altre 3 a Doug Dyson, il proprietario della Casey Nicole. Il chiamante, durante la telefonata, diceva il nome della persona che stava chiamando e il nome di uno degli uomini scomparsi, Billy Joe. Nell'ultima chiamata, l'uomo disse che stava per portare a casa Billy, ma questi non si fece più sentire. La famiglia ipotizzò che gli uomini erano effettivamente stati salvati, ma che erano tenuti prigionieri in qualche paese straniero. Gli uomini non furono mai rintracciati. Ciao a tutti, ho deciso infine di dividere il video in 2 parti per farvelo risultare meno noioso. Non perdetevi la seconda parte che uscirà presto, tenete la campanellina attivata e guardatevi alle spalle.